Novità sul caso SIU. Ecco chi è Jonathan Maldonado. Jonathan Maldonado e Sukaina El Basri si sono sposati nel 2018 e hanno due bambine. Ora, Jonathan è in carcere accusato di tentato omicidio della moglie, conosciuta sui social come Siu, influencer biellese con 84.000 follower. Jonathan Maldonado ha 37 anni e lavora presso la filiale di Gattinara, Vercelli di un'importante azienda produttrice di caffè. È stato lui a chiamare i soccorsi dopo il ferimento della moglie, inizialmente parlando di un incidente domestico, versione che poi ha cambiato dichiarando un gesto autolesionistico. Tuttavia, queste versioni non hanno convinto gli investigatori, che hanno trovato numerose incongruenze. Il 16 maggio, Sukaina è stata portata al pronto soccorso con una grave ferita al torace, che le ha lacerato l'arteria mammaria. Jonathan ha dichiarato che la moglie si era ferita accidentalmente urtando contro un mobile, ma già dal primo sopralluogo, i sospetti erano diversi. Dopo ulteriori interrogatori e verifiche, l'uomo ha cambiato versione, sostenendo che la moglie si fosse ferita volontariamente. Anche questa spiegazione non è risultata credibile per gli inquirenti. La coppia, nonostante le numerose foto felici sui social, viveva una relazione problematica. Jonathan, conosciuto come Johnny Jonathan su Facebook, è descritto come molto presente nella vita della moglie, accompagnandola spesso ai set fotografici. Tuttavia, Sukaina aveva denunciato il marito per maltrattamenti nel 2023, denuncia poi ritirata. Testimoni hanno parlato di un matrimonio in crisi, con Sukaina che avrebbe desiderato divorziare. Il fermo di Jonathan Maldonado è avvenuto la sera del 22 maggio, dopo un lungo interrogatorio. La procura di Biella ha deciso per il fermo a causa delle numerose incongruenze nel racconto di Maldonado e del rischio di fuga. Jonathan inizialmente ha sostenuto che Sukaina si fosse ferita accidentalmente, poi ha cambiato versione parlando di un gesto autolesionistico. Le contraddizioni e le prove raccolte dagli investigatori però hanno portato alla sua incriminazione per tentato omicidio pluriaggravato. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.